È entrata in vigore la confusione. Ieri sera il mio telefono alla fine l'ho dovuto chiudere perché sono state anche delle discussioni forti all'ingresso perché ci sono state persone che rifiutavano di presentare il Green Pass. Perché lo rifiutavano? Ci sono persone che vogliono venire al ristorante, allora noi non riusciamo più a capire da come va organizzata. Il Green Pass è uno strumento che consente alle persone di accedere al chiuso. In questa fase lo sentiamo di meno, ma questo problema lo Si verificheremo riproporrà, alla chiaro. prima settimana di settembre. Allora, il controllo di chi deve entrare deve essere caricato a ridosso del titolare dell'impresa. Mi sembra che stiamo un po' esagerando, stiamo chiedendo un po' troppo agli imprenditori. La riduzione dei posti a sedere, la predisposizione per quanto riguarda le mascherine. Tutto quello che serve per tenere in piedi un'attività di lavoro, adesso dobbiamo mettere le bodyguard fuori la porta per controllare il Green Pass. E ci può stare che qualcuno in quella circostanza alla fine gira tacche e va via. Quindi insomma ci sono tante criticità. Ci La sono molte che. Confcommercio che cosa propone? La Confcommercio propone che questa questione venga eliminata per quanto riguarda il Green Pass. Manteniamo le distanze. D'altronde lo scorso anno, prima che si ripeteva la seconda ondata, noi avevamo i ristoranti al chiuso, mantenendo le distanze e senza creare tutti questi problemi. Perché adesso il problema è circoscritto ai ristoranti, al bar. Se uno vuole mangiare un gelato, lo può stare in 4 minuti. Cioè, una cosa, guardate, ieri sera è successo l'Africa e quindi. Evitiamo che si verifichino queste cose, mi auguro che il governo ritorni sui suoi passi, così come ha fatto per esempio per gli alberghi che ha consentito ai clienti dell'albergo di evitare il Green Pass perché sono clienti dell'albergo. Troviamo soluzioni alternative. È vero che questo Green Pass comunque ci consente di poter lavorare, però capite che i titolari delle attività non possono fare vigilantes. Quindi, capite che questa Il responsabilità, problema è soprattutto il il controllo. controllo e le responsabilità che devono ricadere sull'impresa.